こんにちは、ゆりこタイガーです。今ローミクスにいます。ローマの一番の大きな漫画のイベントです。はい、最初のコスプレのインタビューをしたいと思います。ハリクイーン、かわいい。ティパスリプレンドルナットホジ。ニコさんは日本が好きですか？ティピアシュルジャポーネ。シーワンティシモ。お、大好きらしい。日本に行きたいと思ってますか？じゃあティピアシュルアンダーシー。シーロソニオレメントやタンティアンニ。おー、スタドロッカシオネ。え、なんで？ペルケドゥエイヴェニーレ。Però non riuscivo mai ad organizzare prima per un motivo poi per un altro. Un altro poi, corona. Sì, esatto, quindi... Qual è la tua immagine del Giappone? Nihon no imagine wa nan no imagine desu ka? Visivamente molto bello, molto moderno, molto giovanile. Nande cosplay o hasumeyou to omotte masu ka? Perché hai voluto iniziare a fare cosplay? Perché volevo essere qualcun altro. Volevo scappare dalla mia vita, volevo essere qualcos'altro, qualcun altro, e poi guardavo anime da quando ero piccola. Ok, la vita di tutti i cosplayer, insomma, sì. La ragione di ho tutti i cosplayer. Ho iniziato con Inuyasha, avevo tipo 5-6 anni, quindi è continuata così. Mo 3 人が日本が大好きな方を見つかりました。なんで日本が好きですか？ Perché vi piace il Giappone? Io adoro la cultura giapponese, ma perché è completamente diverso dalla nostra. Ok. Io adoro tutto il Giappone, sinceramente, a partire dalla cultura ad arrivare ai monumenti. Io sono stata in Giappone 2 anni fa, bellissimo, voglio tornarci per lavorare, per vederlo. Ok, なんか文化すごい大好きで、まあ、特に歴史と、まあ、建物が大好きなので、あと働きたい方もいます。で、イマジナベテルジャポネーズ、日本人のイメージは何ですか？sono molto più chiusi rispetto a noi, quindi magari sono più chiusi non abbracciami. Esatto. Ma イタリア人よりはハグもしないし、まあ、そこまで話もかけないだから、まあ、東京の人は特にそう、大阪とか福岡は違うんですけど、東京の人は確かにイタリア人よりはちょっと冷たいの感じはします。その時のくせいって言うかな。 OK。 Però anche molto disponibili quando mi serviva un aiuto, ha chiesto un'indicazione, un signore mi ha portato nel posto dove dovevo andare。Io l'unica cosa che mi ricordo è mi fa ridere del Giappone, che sono molto lento, ma fa veramente ridere. Osoi, demo shikkari shiteru. Tashikani Italia jin hayai nan desu kedo, ma zenbu tekitou desu yo ne. Atashi mo tekitou desu. Dewa, Nihon ga suki na kata ni atsumarimashita. Dov'è la città che vuoi visitare? Qual è? Allora, soprattutto Tokyo, Tokyo, anche Osaka e Kyoto, e quindi soprattutto queste là pure, ovviamente. Okay. Anche a Tokyo di Disney. 日本人が好きですか？日本人の男性はどうと思いますか？特にセビビアチにジャポニーズ、ま、soprattutto cosa ne pensate dei maschi giapponesi? Allora, i giapponesi mi piacciono e non mi piacciono, nel senso che adoro la cultura giapponese, adoro il loro modo di pensare, ma penso che a volte sono troppo rigidi. Ok. Potrebbero vivere meglio se non fossero così tanto ineggi alle regole, eccetera eccetera, queste cose qua. Per i maschi giapponesi non so cosa intendi, però io insomma sono fidanzata con un maschio giapponese e mi trovo bene e tutto. Sto cercando anche di studiare la lingua per cercare di approcciarmi di più anche
parlare con le persone magari in futuro per poter parlare e conoscere qualcuno. Che a livello di cultura mi piacciono anche a me molto gli yokai, okay. E soprattutto anche gli oni, mi piace davvero tanto, poi sì, anime e manga principalmente quello che ci ha fatto, okay. Da bambini ci ha passionato di più. Okay. Io continuo tanto, noi ma come sono invece i ragazzi giapponesi, che immagini avete? Allora, io non ho un'immagine ben chiara, non li ho ancora ben inquadrati come forse hanno potuto fare loro andandoci più spesso. E sono una bellezza diversa, soprattutto da quella europea. Non li trovo brutti, anzi li trovo una bellezza particolare. A livello di carattere, non conoscendoli molto, posso dire che sembrano un po' riservati. Ok, io direi che mi sembrano un po' più scintillanti. Sì, ma anche sì. Scintillanti in realtà.